Sofi e sono al college Las Lunas. Vi starete chiedendo perché sono qua da sola e non c'è né Jenny, Ari, Alessia e Cami? Perché? Non perché sono arrivata in anticipo, però oggi non c'era a scuola. Però io sono venuta qui per ragionare. Su di che cosa? Sull'episodio precedente. Allora, praticamente è successo che io avevo le mie cuffie, solo che dopo io le ho messe via e siamo andate tutte e cinque in giardino. Ti metto un po' le cuffie. Sono nuove, sono le mie preferite, guarda. Bellissime. Ma allora scendiamo o no? Sì! Oh, aspettate, metto un attimo a posto le mie cuffie, perché sono molto importanti. Ok, ci sono, possiamo scendere. Conto che le mie cuffie erano sparite e quindi non solo erano sparite le mie cuffie preferite, ma anche una delle mie quattro amiche me le aveva rubate. Cioè, vi rendete conto? E quindi dopo è arrivata mia mamma, la prof Moni, l'abbiamo raccontato tutto e lei ha ispezionato le borse di tutte quante. Adesso scoprirò io se c'è una ladra tra di noi. Procederò all'ispezione di tutti gli zaini. Mi dispiace ragazze, è una cosa che dobbiamo fare. E sapete che cos'è successo? Ma prima, se non l'avete ancora visto, andatevi a vedere il video precedente che ve lo lascio qua di fianco. E iscrivetevi, cliccate la campanella, dlindlon e spolliciate! Allora, è successo che praticamente mamma Moni ha fatto l'ispezione e ha trovato le cuffie nella borsa di Ari! Quindi logicamente è stata Ari, ma il mio cuore mi dice che non è stata lei, perché comunque io ci tengo lei e non penso che Ari mi possa rubare le cuffie, però boh, non so. Ed è pure la mia migliore amica. Non so se vi è mai capitato che una vostra migliore amica vi rubi una cosa vostra. Si prova una sensazione bruttissima, come essere tradite. Però io sono qua per capire se è stata veramente Ari. Tutte le prove sono puntate su di Ari, ma io voglio indagare bene e scoprire se è veramente lei la colpevole. Quindi, innanzitutto scrivo qua indagine. Ok, e scrivo qua tutte e quattro le mie amiche, quindi Ari, Alessia, Jenny, contro, cioè tutte le cose negative e tutte le cose positive su di loro. Allora, Ari è una mia migliore amica,
quindi un tic. Stessa cosa per Ale. Alessia. Poi, però, Ari ha una prova che è stata lei, cioè di aver messo le cuffie dentro alla sua borsa, quindi contro. Poi, Jenny aveva già incolpato Ari se anche non sapeva questa prova, quindi un contro. Cioè, Jenny è stata proprio sicura di dire che era stata Ari, se anche non aveva visto che Ari aveva messo le cuffie nella sua borsa. Quindi è proprio questo che mi fa sospettare, come se l'ha incolpata di già così a caso. Poi, Jenny è diventata da cattiva a buona, quindi un tic. Cami è amica soprattutto di Ari e Alessia, quindi è stata chiamata da loro e Ari ha una colpa, quindi magari è una loro complice, quindi un contro. Aspettate, devo pensare un attimo. Io sto indagando e quindi sono una detective, esatto come nei film. Io sto cercando di capire chi è stata veramente a rubare le mie cuffie, perché non posso ancora essere amica o migliore amica di chi non è leale, non mi dice la verità, insomma una falsa amica. Ciao Estreitas, la mia vita da sirena. Direttamente in libreria oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Allora, sto pensando che in effetti Ari un momento è stata da sola, perché eravamo scese giù tutte quante, ma dopo ci eravamo dimenticate la palla. Allora Ari è salita in classe a prenderla e dopo è ritornata giù. Magari in quel momento ha preso le mie cuffie, quindi ho messo una X. Ma Alessia aveva detto: mia sorella, cioè Ari, non farebbe mai una cosa del genere. Magari la stava coprendo ed è una sua complice. Una X. Vediamo i punteggi in totale. Allora, Ari, un tic e due croci. Quindi più cose negative che positive. Invece Alessia, tic e una croce, quindi è mezza e mezza, diciamo. Jenny, anche lei è mezza e mezza, come Alessia, quindi sono uguali. Ma poi Cami, solo una croce, quindi non è neanche una positiva. Come posso fare? Mi sta andando in babbo il cervello! Aspettate, quando ho confusione il cervello devo fare ginnastica per sfogarmi. Un due, è stancante, però così mi libero dei miei pensieri. Vorrei proprio avere qua un sacco da box e quindi farei... Magari non così. Ancora così? Direi che mi sono sfogata abbastanza. Mi risiedo. Però, secondo me, Cami, alla fine non è stata lei. Croce. Un nemmeno di sospettata.
secondo me, Alessia è un po' sospetta perché potrebbe essere la complice di sua sorella, cioè Ari. Però lei ha pensato che non era lei perché la conosce bene. Secondo me, neanche Alessia. Quindi rimangono due sospettate. Ari e Jenny. Ho deciso che chiamerò sia Ari che Jenny. Così le metterò a confronto e scoprirò chi è stata. Ma se volete che io chiami loro, lasciate un like. Sono la paladina della giustizia! Niente. Allora adesso me ne vado dal College Las Lunas, perché se qualcuno mi becca che sono qua, sono guai e mi mettono in punizione magari. Allora, quindi adesso andiamo e vado nella mia cameretta. Aspettate, rimanete lì, adesso faccio le chiamate. Ah, e guardate che meravigliosa capretta. Proprio carina, no? Vabbè, non è il momento. Ciao, ci vediamo dopo. Eccomi qua, Estritas, nella mia stanzetta, che mi posso riposare e rilassare. Buonanotte. Ma aspettate, ero venuta qua per fare qualcosa? Ah, sì! Ecco, prima di rilassarmi, dovevo chiamare Ari e Jenny. Purtroppo devo risolvere questa questione in sospeso. Vabbè, adesso chiamo Ari. Sta squillando. Voglio sentire le sue parole. Che cosa ha da dire in sua difesa? Ciao Ari, sono Sophie. Ti volevo chiedere dall'ultima volta, ma perché sei scappata? Ho capito, Ari, però magari, visto se non è colpa tua, potevi rimanere lì a convincerci. Lo so, Ari, io ti vorrei credere, ma io devo trovare la verità. Quindi tu sei anche una mia BFF, io ti vorrei sul serio credere, ma devo trovare la verità. Quindi dimmi qualcosa che mi possa convincere che tu non sia stata. Ari, sembra proprio che il destino ci vuole dividere, perché avevamo appena fatto pace ed è successa questa cosa. Io non so che dirti. Jenny, ma che cosa c'entra Jenny? Scusami, sono sparite le cuffie, lei non c'entra niente, perché la incolpi? Così sembri ancora più sospetta. E poi, un'ultima cosa, se tu me le avresti chieste le cuffie, io te le avrei prestate molto volentieri. Ari, io ti voglio credere, però mi devi dare del tempo. Comunque, ci risentiamo. Ciao! Ok, la telefonata con Ari l'ho fatta. Io voglio continuare ad essere amica o ancora meglio BFF di Ari. Però se mi ha fatto questa cosa, ma non ne sono ancora sicura, non potrò più essere nemmeno sua amica. Allora, la telefonata con Ari l'ho fatta, ma adesso
Mi manca quella con Jenny. Solo che prima di chiamare Jenny sono veramente stressata. Mi devo calmare e stendere un attimo. Ari. Adesso dovrò chiamare Jenny. Però non so veramente a chi credere, perché comunque Ari è la mia migliore amica. Invece Jenny è anche lei una mia amica, una mia nuova amica, e tengo molto a lei. Quindi non so a chi credere. Però se chiamo Jenny, tutti i dubbi si scioglieranno e scoprirò chi è stata! Ok, la chiamo subito. Devo capire chi è stata a rubarmi le cuffie al College Las Lunas. Ok, la chiamo. Pronto? Ciao Jenny, sono Sophie. Ti ricordi che al College Las Lunas mi avevano rubato le cuffie? Perché voglio risolvere questa faccenda. Non sono proprio sicura che sia stata Ari. Lo so, Jenny, che le cuffie erano nello zaino di Ari, ma non sono sicura che sia stata lei. Quindi mi potresti rispondere a una domanda, cioè tu c'entri qualcosa in questa storia, in questa faccenda? Va bene Jenny, grazie per aiutarmi. Sapevo che non eri stata te. Comunque ti aggiornerò su di quello che deciderò. Va bene. Ciao, ci vediamo. Allora, con Jenny sono sicura che non è stata lei. E con Ari, il mio cuore, la mia amicizia mi dice che non è stata nemmeno lei. Quindi ho deciso che sarò amica di entrambe. Evviva! Lasciamoci indietro questa cosa. Giriamo pagina. Dopotutto erano solo delle cuffie e poi le ho ritrovate. L'amicizia è più importante, quindi sarò amica di entrambe, sia di Jenny che di Ari. E quindi mettete un like, iscrivetevi e cliccate la campanella. Tlin tlan! E vi mando tantissimi besitos dal College Las Lunas! Stavo cadendo! Ci vediamo al prossimo video! Ciao!